Buonasera, bentrovati, secondo appuntamento della stagione con Mondo Wisp sugli schermi di TV6 per parlare dell'Unione Sportiva Italiana Abruzzo e Molise. A 360 gradi abbiamo iniziato la scorsa settimana, proseguiamo oggi, parleremo di calcio, dunque ogni settimana andremo a conoscere una disciplina sportiva dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Oggi tocca al calcio e quindi, parlando di calcio, è il caso di passare la palla ad Elvira Giancaterino. Elvira, buonasera per la presentazione dei graditi ospiti. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi. Diceva bene Paolo, parleremo di calcio e io voglio presentare i nostri ospiti di stasera e parto da Vincenzo Maselli, presidente provinciale Lega Calcio Pescara. Buonasera e benvenuto. Proseguiamo con Marco Fradiani, responsabile calcio a 5 Avezzano. Grazie di essere qui con noi, buonasera. Angelo Michelucci, presidente provinciale Lega Calcio Teramo. Buonasera, buonasera. Salve. Buonasera. E Alberto D'Ercole, responsabile calcio a 7, centro sportivo 5 Stelle. Con buonasera. Ognuno di voi avremo modo di approfondire meglio il discorso sul calcio. Sì, parliamo di calcio, però Elvira, permettimi questa sera di aprire parlando non di calcio, ma della tua pettinatura. Approfitto per ringraziare i nostri tecnici Gianni D'Areo e Claudio Di Giacomo. Pregherei Claudio Di Giacomo di inquadrare la pettinatura. Allora, diciamo una cosa, che la rasatura c'era già da vari anni, però quando abbiamo fatto la manifestazione sportiva nel weekend, la settimana del weekend del movimento, c'erano delle persone che si occupavano di questo e ho potuto istoriare la rasatura. Io invece non ne ho bisogno. E quindi, per ora no, però si sa mai, non potrebbero ricrescere. Allora, iniziamo questo appuntamento, questo secondo appuntamento con Mondo Wisp. Vincenzo Maselli, responsabile, presidente della Lega Calcio Wisp di Pescara. Vincenzo, insomma, tu sovrintendi al comitato più grande della nostra regione per quanto riguarda il calcio ormai da tanti anni, sei un punto di riferimento e io posso dire senza tema di smentire che il calcio Wisp di Pescara è un punto d'orgoglio del comitato regionale. Sempre troppo buono, Paolo. No, è la verità, sono i numeri che parlano. Sì, ti ringrazio e mi fa piacere. Siamo solo moderatamente soddisfatto di come stanno andando le cose, anche quest'anno che onestamente era un anno molto particolare perché con la crisi incombente siamo riusciti a mantenere gli numeri che ci eravamo prefissi. Abbiamo 54 società di calcio a 11, e cosa che mi fa molto piacere, siamo partiti, per il momento stiamo dando un piccolo supporto logistico, mano a mano cominceranno a camminare con i loro piedi. Siamo partiti a Avezzano con la Lega Calcio, che onestamente è stata una piacevole sorpresa, 15 squadre subito, tanto per cominciare di calcio a 11, sono un paio di settimane che hanno cominciato il campionato e devo dire che le prospettive sono buone. La settimana prossima parte anche il campionato a Teramo, sempre di calcio a 11. Siamo partiti con il calcio a 7, con il centro sportivo 5 Stelle. Devo dire che stiamo crescendo molto bene. Mi fa piacere essere ospite stasera di questa puntata monotematica del calcio, anche perché posso stare in compagnia di vari colleghi di altre province o di altra lega. E l'occasione è buona per buttare le basi, oltre per il campionato provinciale, che ormai è una cosa assodata per quanto riguarda noi, e lo è comunque anche per Avezzano e per Teramo, una buona fase regionale che in prospettiva inorgoglisce e ingolosisce diverse squadre. A breve ci riuniremo, abbiamo già buttato le basi per provvedere a pianificare questa fase. Era importante partire, siete partiti adesso? Partire, siamo partiti da diverso tempo, ci stiamo ampliando e non è finita qua. Nei prossimi tempi avremo qualche altra sorpresa. Io sulla scia di quello che dice Maselli vorrei fare una domanda a Fradiani, proprio perché non essendo Maselli molto soddisfatto, però sempre stimolato da nuove situazioni, no? Quindi nuove sfide. È un perfezionista. Vorrei chiedere com'è la situazione nella Marsica, visto che c'è stato un ritardo nel partire, no? Rispetto alla situazione sulla costa, no? nella zona di Pescara e dintorni. Come siete messi? Cosa state facendo? Allora, questa è stata, diciamo, la mia di Giuseppe, il mio collaboratore, una nostra, diciamo, sfida, una sfida a creare un'alternativa che già quello che era
FIGC che esisteva da anni. Grazie al lavoro fatto insieme a Vincenzo e Alberto siamo partiti, questa cosa ci è venuta in mente verso maggio-giugno e è stata praticata, ecco, già da ci siamo mossi a luglio-agosto, abbiamo continuato a raccogliere adesioni e siamo partiti, come diceva già Vincenzo, 2 settimane fa, anticipando anche i tempi che erano quelli di qualche anno fa, diciamo della FIGC, che si partiva molto molto in ritardo. Quello che dici tu è vero, da noi diciamo il mondo WISP non è che sia proprio ben sviluppato, abbiamo un comitato all'Aquila e infatti quest'anno abbiamo collaborato, iniziato a collaborare da poco, appena che siamo partiti noi, e stiamo già diciamo, cercando di trovare un canale, una via per ampliare ancora di più quello che è calcio a 7, calcio a 5 per quanto riguarda la Lega Calcio e tutto il resto che poi verrà, diciamo, strada facendo con le altre attività sportive, insomma. Noi non abbiamo nulla da perdere, perché tanto siamo gli ultimi arrivati, ci stiamo mettendo l'anima, ci stiamo mettendo l'impegno, stiamo cercando di coinvolgere tutte le realtà che abbiamo intorno a noi. Diciamo, mi voglio togliere, diciamo, questa soddisfazione che ci siamo riusciti, di dirlo proprio apertamente che ci siamo riusciti, arrivando a 15 squadre e tenendo anche fuori qualcuna, il nostro dispiacere, però ci eravamo posti un obiettivo che era quello che ci siamo, che poi abbiamo raggiunto, insomma. Per il prossimo anno ci stiamo già riattrezzando, perché abbiamo visto che comunque c'è stato un bel responso, diciamo, da parte del territorio, chiamiamolo così, e ripeto, siamo l'ultima ruota del carro, tra virgolette, però tutto può cambiare, il carro andrà avanti. Grande entusiasmo. Mentre il carro di Teramo, parlando di Angelo Michelucci, presidente del comitato provinciale di Teramo, abbiamo ascoltato Maselli di Pescara, anche Teramo insomma è partita già da molti anni ormai, insomma, a numeri importanti per quanto riguarda il calcio. Angelo. Sì, siamo moderatamente soddisfatti, abbiamo fatto, questo è il secondo anno di gestione mia della WISP Lega Calcio Teramo, stiamo cercando di apportare dei correttivi che negli anni passati aveva creato qualche problemino nella gestione dei campionati. Siamo partiti l'anno scorso con un primo campionato di calcio a 5, quest'anno faremo il secondo campionato e abbiamo quasi raddoppiato il numero di squadre del calcio a 5. Abbiamo confermato pressoché invariato il numero di squadre di calcio a 11 con degli ingressi nuovi abbastanza, insomma, qualificanti. Nel Teramano il movimento calcistico è molto forte, ci sono almeno altre 3 associazioni che organizzano campionati, per non parlare della miriade di tornei che si svolgono durante l'inverno. C'è, diciamo, una situazione. Vogliamo dare, Angelo, anche qualche numero, quante squadre partecipano? Noi quest'anno faremo un campionato con 12 squadre di calcio 5 e 11 squadre di calcio 11. Abbiamo 2 squadre che non si ripresentano ai nastri di partenza, uno per raggiunti limiti di età, perché un gruppo di amici per scelta hanno sempre giocato loro, quindi non hanno garantito il ricambio generazionale e quindi non ripartono, ma lo sapevamo già, e un'altra squadra invece che ha fatto una scelta diversa per motivi loro. Abbiamo invece 2 squadre nuove provenienti da altri campionati e la cosa che ci preme di più, su cui abbiamo molto puntato l'anno scorso e che sarà anche, diciamo, la nostra particolare attenzione anche quest'anno, è quella dell'innalzamento del livello arbitrale. Essendo tantissimi i campionati che si svolgono in provincia di Teramo, il livello arbitrale non sempre è all'altezza di quello che ci si aspetta. Noi come WISP su questo abbiamo fatto una scelta l'anno scorso che ha dato degli ottimi frutti e pensiamo che ne daranno anche quest'anno, di andare a un rinnovamento completo e totale della classe arbitrale, con un rinnovamento e soprattutto una attività in condivisione con la WISP di Pescara, con il settore arbitrale, per cui siamo arrivati a un centro unico di disegnazione che ci consente di avere un livello, oltre che, diciamo,
tecnico, anche atletico di qualità, perché comunque c'è una gestione molto oculata, attenta anche all'aspetto fisico del, diciamo, del atletico del, degli arbitri. Pensiamo di poter concludere questo campionato senza grossi sussulti. Abbiamo sperimentato una fase regionale l'anno scorso con Pescara che ci ha entusiasmati tutti. Sarà ripetuta anche quest'anno con un miglioramento in termini organizzativi, non solo per quanto riguarda i play-off, ma anche per quanto riguarda la Coppa. E purtroppo l'unica nota dolente è che noi, oltre alla crisi economica che attanaglia il paese e che quindi si riverbera inevitabilmente anche sulle squadre di calcio per, diciamo, amatoriale, abbiamo un'altra cronicità che è dovuta alla mancanza dei campi, e quest'anno si è aggravata ancora di più perché alcuni impianti, c'è un tasto un po' dolente, alcuni impianti che avevano dei costi di gestione abbastanza elevati non sono stati pressoché abbandonati durante l'estate e quindi non sono più disponibili adesso per l'inverno. E diventa difficile recuperare, proprio reperire materialmente il rettangolo di gioco dove poter svolgere le partite. C'è un accavallamento, in alcuni impianti si comincia a giocare dal venerdì sera e si finisce il lunedì a sera, insomma, quindi è un susseguirsi di squadre, di vari livelli e di partite una dietro l'altra. E questo purtroppo è una grandissima limitazione, perché anche lì dove ci sarebbe la voglia magari di provare a mettere insieme qualcosa, alla fine quando si va a trovare un impianto dove poter disputare le gare, molto spesso non se ne trova la disponibilità, quindi è un problema grosso, insomma, grosso assai. Alberto D'Ercole, il calcio a 7, ma perché non approfittare di questa occasione mediatica per spiegare meglio, raccontare meglio questo, tra virgolette, sconosciuto, nel senso che è un po'... Diciamo, quest'anno abbiamo iniziato subito su questo calcio a 7 perché ci sembrava, io e il mio socio Roberto, una nuova sfida, diciamo. Noi abbiamo fatto 10 squadre, l'abbiamo chiamata Premier League, ci siamo affiancati, diciamo, al campionato inglese, ci è piaciuta questa storia qua. Queste 10 squadre ovviamente partecipano in questo centro sportivo 5 Stelle, che è un centro sportivo che è nato da poco tempo, 3-4 anni. I proprietari sono due persone veramente fantastiche che ci hanno dato questa opportunità a noi, e ci siamo legati direttamente alla WISP, che con Alberto, il presidente, che è un caro amico, quindi di conseguenza abbiamo iniziato subito. E che dire, il calcio a 7... squadra, da chi ha fatto parte? Guarda, questo calcio a 7, a differenza del calcio a 11, diciamo, come le regole sono queste, diciamo, non esiste il fuorigioco, questo non esiste il fuorigioco, e ci sta un time out a tempo, e le squadre hanno preso molto bene perché sono 7, giocano in 7, non sono obbligato a avere una rosa di 20 persone, quindi bastano 12-13 persone che riescono subito a fare una squadra. Abbiamo iniziato lunedì con l'altro, noi giochiamo il lunedì e il martedì la sera, spero che voi veniate a riprenderci qualche partita, sì, come noi. Volentieri, speriamo solo a riprendere le partite, sì, non a giocare. Non a giocare, chissà. E diciamo che c'è stata una buona affluenza come primo anno, diciamo, 10 squadre, ma... bravissimo, diciamo, ragazzi. Diciamo che anche voi cominciate a muovere questi primi passi con entusiasmo. Con però. Molto entusiasmo. Per noi, per me e il mio socio è una prerogativa questa, proprio dell'entusiasmo. Ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, specialmente lui che fa calendari, fa tutto quanto lui, quindi soltanto un po' di supporto. Vi terremo d'occhio. Vedremo sui nostri schermi, ovviamente nei prossimi appuntamenti, anche le immagini e perché no telecronache di partite di calcio a 7. Vincenzo Maselli, a proposito di entusiasmo, insomma, la Lega Calcio di Pescara è attiva, attivissima su molti fronti per quanto riguarda il calcio. Qualche anno fa avete fatto per, credo, 2 anni un album delle figurine
che è rimasto nella storia non della WISP abruzzese ma della WISP nazionale, ha avuto un grandissimo successo ed è stato propagandato anche negli incontri nazionali che sono stati fatti. Poi c'è questa trasmissione che i nostri telespettatori hanno imparato a conoscere, 80° minuto, ma fate tante cose per divulgare e per far conoscere queste squadre, andate a seguire con le vostre telecamere anche le partite, insomma lavorate 7 giorni su 7, tu lo fai da tantissimi anni e lo fai anche con i tuoi figli. Non potrei farlo senza i miei figli, onestamente, perché per quanto riguarda l'organizzazione prettamente pratica, quella vabbè, diciamo che la facevo già da prima. Per quanto riguarda invece questo discorso mediatico, devo ringraziare mio figlio Alessandro e Marco che hanno inventato queste trasmissioni che sono seguitissime. Per dirne una, ormai da inizio campionato stanno alla 20ª puntata, lo mettono solo sul sito della WISP Lega Calcio, ma fanno praticamente il telegiornale quotidiano dove appunto narrano tutte le vicissitudini, calciomercato, curiosità, designazioni, partite che giornalmente si giocano nell'ambito WISP. Per dirne una, ieri sera eravamo a Cepagatti, io e Alessandro, mio figlio più grande, a cercare di riprendere una partita Pentagono Pescara Cepagatti e Real Teatri di Chieti. Siamo stati sfortunati che ci ha preso una pioggia che non veniva mai, e a quella saremmo anche riusciti a sopravvivere, e il problema è che a un certo punto era una tribuna completamente in metallo e abbiamo cominciato a prendere le scosse. Che non era solo pioggia, era un temporale. Sì, era un temporale, al termine del primo tempo purtroppo abbiamo dovuto abbandonare, però ripeto, anche ieri sono state fatte tutte le partite, sono state riprese diverse, sono molto molto contento e devo dire che si ingegnano i miei figli per rendere appetibile la cosa giorno per giorno. Marco Fradiani ad Avezzano, allora siete partiti con questo campionato, calcio a 11, insomma in prospettiva cosa state pensando di fare per il prossimo anno? Tu dicevi che state già lavorando per la prossima stagione. C'è la possibilità di allestire anche altri campionati di calcio a 5, perché no di calcio femminile? E poi un'altra domanda, una mia curiosità personale, il rapporto con gli arbitri com'è? Si parla tanto di arbitraggi in queste ultime ore per altre vicende, insomma gli arbitri della WISP sono bravi, insomma ho qualche problema? Allora, partiamo dal presupposto che gli arbitri WISP sono preparati, perché comunque hanno già una preparazione alle spalle. Io infatti ho fatto a proposito questa domanda perché so che gli arbitri della WISP unanimemente sono riconosciuti come dei professionisti, tra virgolette, all'altezza delle partite che dirigono. Anche in questo campo, diciamo, di arbitraggi o arbitri, che, come vogliamo chiamarli, ci siamo circondati di persone comunque che erano, tra virgolette, del mestiere, cioè comunque amici, perché quello che abbiamo provato e stiamo cercando di fare, diciamo, da noi è cercare di tenere in piedi un campionato che sia senior, over, calcetto, calcio a 5, con fatto di persone che vengono per praticare in questo caso calcio con rispetto dell'avversario, rispetto dell'arbitro, e quindi farlo tutto in maniera proprio nello spirito della WISP, dell'amicizia, ovviamente. Esatto, cerchiamo di avvicinarci il più possibile a quella sigla che ci portiamo sopra, insomma. Ecco, dimenticando quello che è il passato, è difficile anche quindi, scordare. Quindi, nelle varie riunioni e incontri che abbiamo fatto con le società che hanno aderito, l'obiettivo è stato proprio questo, cioè mantenere un rispetto dello sport, della persona, dell'arbitro, di tutto. Come è giusto che sia. Infatti di questo ringrazio tutte le società, che comunque sono società. All'interno ci sono degli amici, perché bene o male, stando da 20 anni e più in mezzo al calcio, ci si conosce. Sono amici, ci si incontra sia in campo che fuori. Quindi ringrazio tutte le società che hanno aderito al nostro progetto e gli chiedo di continuare questo percorso cercando di tenere
diciamo, questa linea, e rispettando, ripeto, il calcio per quello che è uno sport. Angelo Michelucci, dicevamo prima fuori dalla trasmissione, prima di entrare in scena, che le donne premono sempre di più con richieste. Come vi regolerete? Che cosa farete per riuscire a far giocare le donne? Noi ci eravamo dati un obiettivo l'anno scorso, perché volevamo provare a mettere in piedi un primo campionato, è una parola grande, un torneo, un mini torneo di calcio femminile. Però poi la cosa non siamo riusciti a portarla fino in fondo, perché comunque trovare squadre per il calcio 11 è molto, tutte ragazze, insomma, è molto difficile. Quest'anno ci stiamo riprovando con una versione ridotta di componenti, cioè con un torneo di calcio a 5. Abbiamo dei contatti con ragazze giocatrici che hanno giocato, insomma, nelle varie categorie, che sarebbero veramente entusiaste di poter fare questo primo torneo, chiamiamolo così, di calcio a 5. Le ragazze che frequentano gli impianti, specialmente di calcetto e calciotto, cominciano a essere diverse, ma soprattutto la cosa che si trova sempre più frequentemente negli impianti è quello di avere le miste, cioè sono gruppi di amici, di ragazze e ragazzi che organizzano la partita e vanno a giocare insieme. Quindi un'idea di sperimentare un progetto che possa essere quello di ricreare quel clima di gogliardia e di voglia di stare insieme in un mini torneo che possa metterci quel po' di sale che una sana competizione mette in tutte le cose che ognuno di noi poi fa, per noi è uno stimolo grande, insomma. Speriamo di poter avere questa occasione, perché veramente sarebbe per noi, veramente, a Teramo, una cosa veramente eccezionale, tenuto conto che c'era un movimento di calcio femminile di discreto livello, perché avevamo anche la Serie C fino, insomma, e c'erano due o tre squadre che giocavano nel calcio, nel panorama calcistico femminile. Oggi queste ragazze hanno provato a fare qualcosa l'anno scorso con la FIGC, un torneo di calcetto che poi, che io sappia, non è andato nemmeno a buon fine, perché, insomma, purtroppo il livello, non tanto dell'agonismo, ma di quello che era stato preparato, di assistenza arbitrali e quant'altro, insomma, non è stato il massimo di quello che ci si potesse aspettare. Speriamo di poter dare questa nuova, insomma, organizzazione, perché sinceramente è una cosa che mi affascina. Insomma. Beh, quindi, l'interesse lascia ben sperare, del resto, sì, giusto? Speriamo, insomma, di potercela fare, ecco. Certo. Alberto D'Ercole, calcio a 7, voi state pensando... State pensando a qualche partita, qualche torneo riservato alle donne? Sì. Adesso che si farà anche il calcio, un campo di calcio a 5, cercheremo di organizzare un torneo anche lì. Però, tornando prima al discorso, io sono anche arbitro, quindi sono in causa. E oggi nella doppia veste. Doppia veste proprio. Quindi non ti puoi pronunciare sugli arbitraggi? Non lo so, devo vedere, perché sai, ci sono molti commenti sia positivi che negativi, quindi di conseguenza... Potremmo dirgli, però, visto che c'è l'occasione, no? Voleva dire qualcosa, ma era un po' frenato. Un po' frenato, perché? Non vorrei... Vuoi dire qualcosa? No, ci sono... Forse sugli elementi femminili c'era qualcosa. No. Ho arbitrato anche diversi tornei femminili, però... Oddio... Non è facile, non è semplice, arbitrare. Certe volte sono peggio dei maschi, sinceramente. Certo. Era questo che era questo che volevo lui dire, aveva però la faccia proprio di uno che stava... Non volevo tanto, sai, come prima volta. Se è la verità, perché... È stato un commento, è una questione personale, è un mio parere, insomma. Però è molto più difficile tenere a freno le donne, non i maschi, sinceramente... Non è facile, assolutamente. Siamo in conclusione, manca... Però ce l'avevamo poco. Una domanda per... Sì, ho una domanda, anche una nota di colore, insomma, esatto. Per dire che nel calcio WISP, insomma, parliamo della Lega Calcio di Pescara, militano ex giocatori professionisti, ex campioni del mondo. Vogliamo fare qualche nome, Vincenzo? Massimo Oddo. Beh, gli ultimi acquisti di quest'anno: Luciano Zauri, presidente del Pescara, Sebastiani, l'allenatore del Perugia, gente conosciuta nel mondo professionistico. Quest'anno, ripeto, grazie alla Pescara Smile, abbiamo avuto, fino all'anno scorso era Quelli della Notte, che era, diciamo, la fucina dei giocatori ex professionisti, che ne hanno parecchi. Ci sarà un motivo se scelgono gli ex professionisti di venire a giocare con la WISP? No, allora, è sport per tutti. Allora, dunque, guarda, devi sapere che
questo discorso degli ex professionisti fino a qualche tempo fa era anche fonte di polemica, nel senso che ci sono molte squadre che dicono ma sono troppo forti, vanno tutti a una squadra, dovrebbero essere diluiti. Io dico che chi viene da noi, ti assicuro, anche in passato ci sono stati altri professionisti di una serietà estrema, così come trovi anche quelli che magari se la credono, se la tirano. Però devo dire che ci sono stati dei giocatori veramente esemplari come persone. Massara, ne voglio citare uno che qualche anno fa giocò con noi, giocava con quelli della notte. Ha lasciato un'impressione bellissima, ora lui è impegnato con la Roma come osservatore, quindi ci ha lasciato il nostro mondo, però mi ha dato una bella soddisfazione. E devo dire che solitamente i professionisti si approcciano al mondo di Pescara con modestia, cioè medesimandosi in quello che è il nostro calcio. Abbiamo non solo professionisti, ma attualmente abbiamo nelle fila delle varie squadre della Wisp quasi tutti gli allenatori di serie B, di serie C, di serie D, di eccellenza. Ce ne sono una miriade che giocano nel mondo di Pescara, quindi non solo ex professionisti, ma anche attuali professionisti sotto altre vesti. Quindi io dico che comunque se si approcciano in maniera giusta è una buona pubblicità per noi. La nostra mezz'ora, Elvira, è volata parlando del calcio Wisp. Siamo giunti al termine, a te per le conclusioni e per salutare i nostri ospiti. Sì, io vi vorrei ringraziare per essere stati con noi. Abbiamo approfondito il discorso sul calcio, ma avremo modo, io spero, con Paolo, più volte in questa stagione di farlo ulteriormente. E quindi vi vorrei ringraziare, vi saluto, quindi vi rinomino uno a uno perché mi sembra giusto ringraziandovi. Partiamo da Vincenzo Maselli, presidente provinciale Lega Calcio Pescara, grazie. Grazie Marco Fradiani, responsabile calcio 11 Avezzano, grazie di essere stato con noi. Ho detto grazie, guarda, Giaro Magnò, Angelo tutto. Michelucci, presidente provinciale Lega Calcio Teramo, grazie. E infine, ma non assolutamente non ultimo, sì, con il calcio a 7, Alberto D'Ercole, responsabile calcio a 7 del centro sportivo 5 Stelle. Grazie di essere stati con noi, speriamo di ritrovarvi presto. Grazie a voi Paolo, per averci seguito, grazie Elvira, appuntamento a mercoledì prossimo con Mondo Wisp, sempre alla stessa ora. Non mancate. Life in color.